L'incontro a Teano ha inizio. Che il signore ce la mandi buona. Sono molti oggetti frangibili. Purtroppo. Il tempo, per quanto mi riguarda, è finito. Uno sono gli ultimatum che non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Doris Duranti. Ora pronomis. Maria Denis. Ora pronomis. Sofia Loren. Ora pronomis. Anna Maria Pierangelo. Ora pronomis. Brigitte Lolorum. Ora pronomis. Tony Curtis. Ora pronomis. Curti Urgens. Ora pronomis. Che se ci sarà una verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza, ci sarà un passaggio parlamentare. Come il Presidente del Consiglio si sta muovendo, evidentemente è convinto di avere i numeri, e io, se ha i numeri, lo rispetto molto. Villano che non si ha, ti insegni la tua passione attesa. Fatti un'altra ricetta, non faccia sto cappello. Come utilizzare bene i 200 miliardi di euro che arriveranno dall'Europa? Quanto è sto vigno? 247 lire. Tu per 247 lire fai tanta storia. 247 lire. Dammi 247 lire. E avanti. Come avanzo? Ma com'è possibile che io non trovo nessuno che mi dà 247 lire per non vedere... L'Europa ci dà un sacco di soldi. Li vogliamo spendere bene o... Mi sembra il cassiere della banca di Lali. E conto, ma che conti? Animale, questi soldi, spendili, divertiti. La vita è breve, ci può morire da un momento all'altro. Fa come faccio io. Gli italiani avrebbero diritto a non essere bombardati una volta al mese di un nuovo partito che nasce. Sinceramente mi verrebbe voglia di dire con il cittadino normale: dateci un po' di tregua, non è possibile che tutte le volte che c'è un problema, anziché risolvere il problema, si fonda un partito nuovo e si immagina che il partito nuovo abracadabra sia quello capace di risolvere i problemi che nel frattempo non si sono risolti. Io non avete sentito? Ho sentito, sì. Io non ci avete sentito? Ho sentito. Don Bosco, avete sentito? Abbiamo sentito. Hanno sentito. Avete sentito tutti? Hanno sentito tutti. Allora ho sentito pure. Hai sentito pure. Quello che ho in testa io, per come ho cercato anche di esprimere e raccogliere una speranza nel paese, per come uno ha bisogno di coinvolgere le persone, o passi da un consenso popolare o non sei credibile. Quello che si sottintende è: si va alle elezioni e Italia Viva, siccome si parla sulla base dei sondaggi, Italia Viva non torna in Parlamento. Bene, grazie della comunicazione. Uno si assumerà la propria responsabilità. C'è un altro governo, non ci sono elezioni, c'è un altro governo. Ridi pure, camerato fratello! Riterà bene, chi riderà l'ultimo?